Allora, i mali dell'Italia oggi sono tantissimi, non solo quelli di Equitalia, sono proprio quelli di una cattiva amministrazione, sono quelli di una burocrazia immensa. Io faccio l'imprenditore, vi giuro che oggi ero a Milano, nei miei uffici, ho lavorato dalle 8 stamattina alle 2 prima di partire per difendermi dallo Stato, per difendermi dalla burocrazia. Tutti i giorni, su 10 ore di lavoro, 8 ore mi devo difendere e 2 ore posso pensare se produrre qualcosa. Ho investimenti importanti nel campo del turismo, anche nel nord Agrado, in Puglia. Orbene, la burocrazia me li sta massacrando. A Agrado 1.000 posti di lavoro e ne abbiamo bisogno come il pane, perché questo paese qui ha due cose che deve ricominciare forte. Ha un ritorno all'agricoltura, che è il bene principale di questo paese, eh? Io sono nipote di agricoltori che con 4 ettari hanno messo al mondo 9 figli e li hanno mantenuti, perché so di cosa parlo. E i primi soldi che ho guadagnato col mio lavoro mi sono preso un'azienda agricola e oggi ne ho diverse, anche se non sono capace di fare il contadino e ci perdo. Il nostro paese ha bisogno di turismo, voi ha bisogno del Made in Italy, dove noi abbiamo nel DNA, da piccoli imprenditori, non da grandi imprese, di fare dei prodotti di grandissima qualità, così come i nostri artisti facevano dei bellissimi quadri, noi sappiamo veramente fare gli imprenditori in questo paese qui, solo che ci hanno massacrato e non ce l'hanno permesso. Il cosiddetto boom industriale, l'illusione, ha portato al nord milioni di lavoratori agricoli. Io la prima azienda che ho comprato nelle Marche avevo 7 famiglie che lavoravano dentro nell'azienda, che erano mezzadri, li ho passati operai. Se non che nel giro di 10 anni se ne sono tutti andati via, si vergognavano di fare i contadini. E perché glielo dicevano che era una vergogna fare i contadini? E andavano nelle fabbriche, andavano nell'appartamento della città, perché così non lavoravano il sabato e la domenica, non avevano la stalla da pulire, non avevano dai lavori così cosiddetti umili, e hanno distrutto la nostra agricoltura. Ci davano nel 75, ci davano 1 milione a testa per le mucche che ammazzavamo, hanno distrutto le nostre stalle. Tutte le nostre famiglie di contadini avevano la stalla con 5 o 6 animali. Nel 75 il grano duro costava 40.000 lire il quintale, il grano tenero 28.000 lire, 14 euro di oggi e 20 euro. Io penso che il prezzo sia rimasto più o meno uguale oggi, ma nel 75 un frigorifero di quelli piccoli costava 20.000 lire, 25.000 lire, oggi ne costa 200 euro, 20 volte tanto. E hanno ammazzato la nostra agricoltura e i nostri agricoltori. Vi giuro che io ho case in Austria. In Austria gli agricoltori stanno bene perché sono trattati come una delle risorse primarie della nazione. E lo sono, perché un agricoltore che sta male e non lavora bene non può fare neanche il prodotto giusto. Noi dobbiamo in Italia, qualcuno prima mi ha detto, lui, guarda che la grande distribuzione ci sta vessando. Sì, perché la cosa che devono fare i politici è che noi in Italia dobbiamo consumare italiano. Non occorre fare una legge. Perché quando noi importiamo il grano dal Canada, facciamo lavorare gli operai canadesi. Quando importiamo l'arancia della Tunisia, facciamo lavorare gli operai della Tunisia e ci danno dei prodotti che non sono di qualità come il vostro prodotto. La Sicilia è sempre stata il granaio dell'Impero Romano ed è sempre stato il paese più ricco del Mediterraneo, perché ha dei prodotti con un'agricoltura eccezionale, ha il mare con un pescato eccezionale e ha, credetemi, non piaggeria della gente eccezionale che siete voi, col vostro orgoglio, con la vostra voglia di lavorare. Ecco perché quando mi ha invitato, io sono venuto qui col cuore e vi sto parlando col cuore. La domanda che mi ha fatto lui e che mi fanno tutti, è dire: Zamparini, un imprenditore come te di successo, perché fa questo? E tutti quando rilascio interviste dico: Zamparini scende in politica. Orbene, io non scenderò mai in politica. Io vi dico che sulla terra ci sono anche degli imprenditori che fanno l'imprenditore per missione. E io quello che sto facendo adesso per queste cose qui lo sto facendo per la missione del mio cuore. Lo sto facendo per il mio spirito. Non lo sto facendo né per arricchirmi, né per fare politica, né per essere personaggio, che il calcio mi ha già fatto troppo personaggio. Anzi, ho bisogno di essere vicino a voi in questo momento, sicuramente col mio aiuto, perché oggi io
So che quando ci sono io ci sono tre televisioni che magari non verrebbero, ma in futuro voglio che le televisioni vengano per voi, o forse non avremo neanche bisogno, perché noi italiani dovremmo riprenderci in mano questo paese. E io penso che voi in Sicilia, con la regione a statuto speciale che avete, avete la possibilità di ridiventare un punto di rinascita per il paese, come esempio, dove naturalmente dovete riprendervi le vostre autonomie. Uno dei problemi che ci hanno creato grossissimo è il debito pubblico. Il debito pubblico è nato da quando la stampa del denaro è andata via dalle nazioni, via dal governo, in mano alle banche, che stampano carta e la trasformano in debito pubblico. Ci fanno lavorare come schiavi per pagare interessi e debito. Basterebbe fare come ha fatto l'Ungheria. Io sto osservando con molta attenzione l'Ungheria, che è ritornato con un presidente che ha riportato l'orgoglio magiaro degli ungheresi, ha riportato a dare importanza moltissimo all'agricoltura, ha riportato la banca sotto lo Stato, sotto il governo centrale. Orbene, la comunità europea, gli stati europei, sono la cosiddetta, quelli là di Bruxelles, sono insorti su tutti i giornali, perché loro sono proprietari anche di tutti i giornali, le banche sono proprietarie di tutti i giornali, e hanno detto: ecco, l'Ungheria ritorna alla dittatura. La vera dittatura è quella delle banche, è quella di quel signore che è là, che si chiama Monti. Quella è la dittatura che ci ha messo in queste condizioni, perché le banche fino a ieri si accontentavano di coltivare i politici e di plagiarli, facendoli lavorare per loro, con la loro potenza economica. Non si accontentano più, oggi vogliono le nazioni. Oggi quel signore che è là è un signore delle banche. Allora, quando sono andati a prendere i soldi dalle banche all'1%, stiamo cercando di scoprire a quante aziende le hanno dati questi soldi all'1%. Io sto finendo un centro commerciale a Palermo, sapete cosa mi ha chiesto Banca Intesa ieri di tasso? Ma penso scherzasse, il 7%. Su 70 milioni, il 7%. Ho detto: vuol dire che lavoro per voi. No, non glieli darò di sicuro. Ma questo è il paese. E allora ecco il perché io sono qui oggi con voi, sono a vostra disposizione. La vostra indipendenza deve rimanere, guai, perché avete lavorato, e sono felice oggi di aver conosciuto anche padre Giuseppe, e con la speranza, col mio cuore, che vi uniate a noi, dove ci incontriamo una volta al mese in Italia, tutti insieme, voi, i sardi, i friulani, i piemontesi, i toscani, che siamo ci sono d'accordo. Adesso. Okay. E ancora un grazie a tutti, sperando di non avervi annoiato. Okay?